con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo passaggio della Bibbia che tutti quanti noi sicuramente conosciamo, abbiamo letto, abbiamo meditato. Ripeto, Atti degli Apostoli, capitolo 10, dal verso 24. Alleluia Gesù. Se abbiamo trovato, così dice la parola di Dio. L'indomani, arrivato a Cesarea, Cornelio gli stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si inginocchiò davanti a lui, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono uomo. E discorrendo con lui, entrò e trovò molte persone radunate in quel luogo. Allora disse loro: voi sapete come non sia lecito a un giudeo avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui, ma Dio mi ha mostrato che non devo chiamare alcun uomo impuro o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi domando dunque: qual è il motivo per cui mi avete chiamato? Cornelio rispose: 4 giorni or sono stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli è ospite in casa di Simone, cuoiaio, vicino al mare. Perciò mandai a chiamarti subito e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse: in verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi lo hanno ucciso appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: può qualcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito come noi?
e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Amen. Fin qui la parola di Dio. State pure comodi, fratelli e sorelle. Dicevo, è un passaggio della parola di Dio che sicuramente tutti quanti noi abbiamo almeno una volta nella nostra vita letto, o meditato, ascoltato. C'era quest'uomo, Cornelio, che sicuramente era un uomo giusto agli occhi degli uomini, faceva del bene a tutto quanto il popolo, no? Abbiamo anche letto che insomma tutti quanti ne parlavano bene. Eppure, fratelli e sorelle, anche quest'uomo ebbe bisogno di un salvatore. Sì, fratelli e sorelle, perché non basta essere delle brave persone, lo sappiamo. Ma quello che il Signore Gesù è venuto a fare su questa terra per ciascuno di noi è appunto salvare. Salvare da cosa? Dal peccato. Salvare da cosa? Anche dal formalismo religioso. Quest'uomo poteva essere anche un buon religioso, ma non aveva Gesù Cristo nel proprio cuore. Eppure, fratelli e sorelle, vediamo la misericordia di Dio che ascoltava le preghiere di quest'uomo, ascoltava il suo grido, ascoltava quelle preghiere fatte nella semplicità. Sì, fratelli e sorelle, perché troviamo scritto altrove che Gesù Cristo è venuto a morire per ogni uomo, per ogni donna, per donare salvezza. Quindi, fratelli e sorelle, ogni anima che si rivolge a Dio nella semplicità del proprio cuore, ma con sincerità di cuore, il Signore troverà il giusto modo per rivolgerle l'invito a salvezza. E il Signore gli mandò un angelo, un suo messaggero, e gli indicò una persona, Pietro. Quest'uomo ebbe fede, e nonostante fosse un pagano, un romano, leggiamo che era un centurione della corte detta italica, leggiamo al verso primo, non ebbe paura, non ebbe timore, non si vergognò di chiamare i suoi servi, i più fidati, e di dirgli che un angelo mi è apparso, il Signore si è usato di quest'angelo per dirmi vai in questo luogo e va a chiamare un certo Pietro. Non si vergognò. Fratelli e sorelle, gloria a Dio perché un giorno, quando il Signore ci ha rivolto l'invito a salvezza a ciascuno di noi, noi non abbiamo provato vergogna, ma abbiamo deciso nel nostro cuore di piegare tutto il nostro essere a Lui. E in un istante, fratelli e sorelle, la nostra vita è stata trasformata, siamo stati rigenerati, siamo stati lavati. Siamo stati riempiti dal suo Santo Spirito. Per chi non lo è, fratelli e sorelle, l'invito è quello di ricercarlo con tutto quanto il nostro cuore. Perché, fratelli e sorelle, non possiamo essere dei veri testimoni se non abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Perché, fratelli e sorelle? Perché, andando avanti anche nel capitolo 10, vediamo che certamente il Signore udì la preghiera di Cornelio e si presentò a lui attraverso un angelo. Ma altresì vediamo che il Signore si presentò in visione all'apostolo Pietro, proprio perché aveva le sue convinzioni, i suoi insegnamenti. Era un giudeo, non poteva aver nulla a che fare con altri, con i gentili, con i pagani, doveva stare lontano. Anzi, di più, reputava alcune persone impure, altre pure. Ma il Signore attraverso questa visione fece scendere un lenzuolo, una tovaglia dal cielo, no? La storia la conosciamo alla perfezione, con dentro ogni forma di quadrupedi, di rettili, no? E gli stava facendo comprendere, Pietro, ammazza, mangia. E Pietro per la prima volta, no Signore, io non mi sono mai contaminato con queste cose. Pietro, ammazza, mangia, per 3 volte. Pietro si rifiutò, ma poi, gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché mentre quest'uomo, l'apostolo Pietro, stava in comunione con Dio, alla sua presenza,
nella sua camera. Il Signore continuava a parlare al suo cuore e gli rivelò, lo leggiamo più avanti, che il Signore gli stava facendo comprendere che appunto non aveva riguardi alla qualità di persona. E gloria a Dio per questo, fratelli e sorelle, perché, ripeto, il Signore non ha guardato a ciascuno di noi. Il Signore non guarda all'estrazione sociale, non guarda alla razza, non guarda, ripeto, a quello che possiamo pensare o immaginare, ma guarda al cuore, a quella fede sincera, a quella fede genuina. E gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché Pietro cambiò il suo modo di pensare, perché fu il Signore stesso a dirglielo, a rivelarglielo. E altresì, mentre stava ancora in comunione con Dio, lo Spirito Santo gli disse a chiare lettere: vedi che ci stanno degli uomini alla tua porta, va, seguili, va con loro. E cosa accadde, fratelli e sorelle? Accadde che l'apostolo Pietro fu usato in modo potente per la salvezza di quest'uomo. Fratello, sorella, vogliamo essere usati per la salvezza delle anime che il Signore stesso sta preparando? Fratelli e sorelle, oltre quella porta, lo sappiamo bene, ci stanno tante anime. È stato detto anche nella presidenza, no? Questo è il periodo in cui un po' tutte le chiese si muovono, un po' tutti i credenti, facendo evangelizzazioni all'aperto in diversi modi, gazebo, tende o semplicemente montando varie strumentazioni per strada, dando opuscoli, facendo isola dei ragazzi e quant'altro. E gloria a Dio per questo. Ma altresì dobbiamo avere anche in mente che non c'è un periodo specifico per evangelizzare, ma in ogni tempo, in ogni luogo, a scuola, sul posto di lavoro, ogni momento è utile per raggiungere anime. Anime che, ripeto, il Signore mette sul nostro cammino e Lui stesso prepara affinché possano ricevere salvezza. E il Signore si compiacque in questo modo, forse insolito, fratelli. Sicuramente Cornelio non si sarebbe mai immaginato di vedere un angelo che gli avrebbe parlato a quel modo. Sicuramente l'apostolo Pietro non si sarebbe mai immaginato di avere una visione a quel modo. Non si sarebbe mai immaginato forse di ascoltare la voce dello Spirito che gli diceva: vai insieme a questi uomini che stanno alla tua porta. Eppure, fratelli e sorelle, il Signore si usa di ogni circostanza, in maniere diverse, in circostanze diverse, affinché, fratelli e sorelle, noi non possiamo essere schematici, ma possiamo stare in stretta comunione con Dio e anche imparare a discernere bene qual è la voce dello Spirito. E gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché Pietro andò incontro a quest'uomo, seguì questi uomini. E Cornelio, fratelli e sorelle, non soltanto ebbe fede, abbiamo detto inizialmente che stava pregando il Signore udì quest'anima che gridava a lui, non soltanto ebbe fede e quindi inviò dei messaggeri a chiamare Pietro, ma altresì, fratelli e sorelle, il Signore mise fede nel suo cuore, perché leggiamo che non soltanto stette lui ad attendere l'apostolo Pietro, ma chiamò altri, chiamò i suoi familiari, chiamò gli amici intimi. Perché? Perché il Signore gli aveva rivelato che attraverso quest'uomo il Signore gli avrebbe detto e rivelato qualcosa di particolare. E che cosa, fratelli e sorelle? L'apostolo Pietro non si perse in tante chiacchiere. È quello, fratelli e sorelle, che dobbiamo fare anche noi, perché tante volte vogliamo, con il nostro parlare, con le nostre azioni, spingere anime ad accettare Cristo Gesù. Ma non è così, fratelli e sorelle. Certamente, non mi fraintendete, mi spiego meglio, certamente dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. E quello che mi preme, fratelli e sorelle, è il centro del messaggio che Dio ha messo sul mio cuore. Lo troviamo ai versi 42. L'apostolo Pietro, ripeto, non si perse in chiacchiere, ma che cosa gli presentò?
gli presentò Cristo Gesù. Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Fratelli e sorelle, non dobbiamo mai dimenticarci che chi salva è Cristo Gesù, che chi compunge il cuore è lo Spirito Santo, che chi genera la fede è la parola di Dio. Fratelli e sorelle, non dobbiamo mai dimenticare, mescolare la parola di Dio con altro. Certamente possiamo usare modi diversi per raggiungere anime, ma il metodo resta sempre lo stesso, ed è la predicazione della parola di Dio. In nessun altro modo le anime si piegheranno a Cristo Gesù. Soltanto predicando la parola di Dio, ripeto, in modi diversi, certamente se ci stiamo rapportando a dei bambini lo faremo in un modo, se ci stiamo rapportando a dei non credenti che non hanno mai udito la parola di Dio lo faremo in un altro, se ci stiamo rapportando a figli dei credenti lo faremo in un altro ancora, come lo Spirito ci darà modo e guida. Però, fratelli e sorelle, il punto fermo che dobbiamo avere bene in mente è che chi trasforma i cuori è Cristo Gesù mediante la predicazione, la pazzia della predicazione della parola, è scritto altrove. Certamente per il mondo la parola di Dio è pazzia, ma per noi che abbiamo creduto è salvezza. E vogliamo che questa salvezza anche altri la sperimentino e la realizzino. E cosa accade, fratelli e sorelle? Alla predicazione di questa semplice verità, vediamo al verso 44 che mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E questi uomini furono salvati e nell'istante successivo furono ripieni di Spirito Santo. Fratelli e sorelle, questo è quello che vogliamo che accada ancora ai nostri giorni. Vogliamo che lo Spirito Santo continui l'opera sua mediante ciascuno di noi, fratelli e sorelle, perché abbiamo letto che il Signore si è compiaciuto, prima di ogni altra cosa, di usarsi dei Suoi testimoni, di quegli apostoli che erano stati insieme a Gesù. Fratelli e sorelle, è noi che abbiamo realizzato e sperimentato la grazia di Dio, non siamo forse Suoi testimoni? Noi che abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, il Signore non ci sta mandando e non ci manda lì dove vuole Lui? Un'altra parola che il Signore metteva sul mio cuore è l'inizio del verso 42 che dice: Egli ci ha comandato di predicare. Può sembrare un termine forte, ma perché la parola di Dio si esprime a questa maniera? Perché, fratelli e sorelle, per ogni figlio di Dio, se siamo figli di Dio, come è scritto altrove, il Signore ci deve comandare. Perché? Perché Lui è diventato il nostro Signore, il nostro padrone, il nostro possessore, e Lui ha tutto il diritto di comandarci, di andare a predicare. Fratelli e sorelle, tante volte il Signore ci metterà in delle circostanze a noi scomode. Mi viene in mente un episodio. Certamente non era facile per Stefano stare alla presenza di quegli uomini che lo stavano ingiuriando e che di lì a poco gli avrebbero lanciato delle pietre fino a farlo morire. Certamente non era semplice per Mosè quando il Signore lo chiamò. E Mosè tutte le volte diceva: «Oh, Signore, ma manda qualche altro». E accampava scuse. Non era semplice per Giona, vi ricordate? Tant'è vero che inizialmente si oppose, ma poi il Signore lo andò a ripescare in mezzo al mare.
conosciamo la storia. Quindi, fratelli e sorelle, quando il Signore ci parla in modo chiaro e diretto, non ci opponiamo alla voce dello Spirito, perché certamente se ubbidiamo, oltre a trovarne beneficio noi, ne troverò beneficio anche chi ci sta intorno e accanto. Immaginate, fratelli e sorelle, se l'Apostolo Pietro non si sarebbe opposto e sarebbe magari rimasto con le sue convinzioni nella mente. Dice, no, io andare a casa di un gentile, no, giammai. Ma gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché quando, ripeto, stiamo alla presenza di Dio, anche se possiamo avere, ripeto, le nostre convinzioni, lasciatemi passare questo termine, le nostre convinzioni mentali, il Signore è colui che ce le smonta e mette i Suoi pensieri nella nostra mente. E oltre a mettere i Suoi pensieri, mette in noi il volere e l'agire. Il Signore metteva dinanzi a me ancora un altro passo, mi volgo al termine, non mi voglio dilungare più di tanto, che troviamo in Zaccaria al capitolo 3, che descrive bene, fratelli e sorelle, quello che accade nella vita di ogni uomo e ogni donna che si arrende alla presenza di Dio. Dice la parola di Dio: mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava in piedi davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. L'Eterno disse a Satana: ti sgridi l'Eterno, Satana, ti sgridi l'Eterno che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone scampato dal fuoco? Gesù era vestito di vesti sudice e stava in piedi davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le sue vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho vestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante puro. E quelli gli posero in capo un turbante puro e gli misero delle vesti. L'angelo dell'Eterno era là presente. L'angelo dell'Eterno fece a Giosuè questo solenne ammonimento: così parla l'Eterno degli eserciti, se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Fratelli e sorelle, ogni anima che incontra Cristo Gesù, che con fede si accosta a Lui, il Signore prende tutto il suo peccato, che qui è simboleggiato da quelle vesti sudice, gliele toglie di dosso e lo riveste di abiti magnifici, di quell'abito di lino fino. È quello che sta a noi di lì in poi e di custodire, fratelli e sorelle, come abbiamo letto, se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, se custodisci, se cammini, se osservi, fratelli e sorelle, il Signore certamente ci metterà nelle giuste condizioni per seguirlo, per servirlo, ma altresì dobbiamo metterci la nostra volontà di continuare a tenere ben stretta la sua mano nella nostra, affinché possiamo continuare a camminare dietro a Lui, affinché non possiamo smarrire la strada. E allora potremo dire, come è scritto ancora in Isaia, o meglio, il Signore è colui che ci rivolge ancora a tutti quanti noi: venite e discutiamo, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Fratelli, sorelle, amici, giovani, non c'è peccato che Gesù Cristo non abbia inchiodato su quel duro legno di croce. E ancora il suo sangue è efficace, non ha perso di efficacia, è efficace ancora in questa sera a continuare a purificare ogni anima che con fede si accosta a Lui. Vogliamo, fratelli e sorelle, ricercarlo con tutto quanto il nostro cuore ancora in questa sera, finché, fratelli e sorelle, oltre al perdono, oltre alla salvezza, Lui possa
renderci capaci, perché non sono nostre capacità, di uscire fuori da quella porta e portare il lieto messaggio dell'Evangelo, non con superficialità, ma con la potenza dell'Evangelo, con la potenza che soltanto lo Spirito Santo dona a ciascuno di noi. Dio ci benedica, fratelli e sorelle. Gloria a Dio, chiniamo i nostri capi.